Ciao ragazzi, io sono Zero e oggi siamo qui su un treno. No, siamo qui su Infamous First Light. L'ultima volta stavamo correndo appresso dei droni senza motivo, ma a quanto pare l'ultimo drone era un elicottero che voleva sfondarci il culo. E buongiorno a lei, amico mio. Lo sapevo che le cisterne sono buone amiche. Viva le cisterne. Oh, che bella cisterna. Ok, basta amoreggiare con le cisterne, ragazzi. Guarda un po', il motivo non lo conosco. Forse ti stanno buttando dalla terra in faccia. No, dalla terra in faccia la stavano buttando, ad essere sincero. Però, dividetevi, dove cazzo sono andati? Voglio un'arma, dammi la mitraglietta. Ma va a cagare a te la mitraglietta. Giustamente, il mio protagonista si incazza certe volte. Ma comunque, dobbiamo sopravvivere all'ambasciata, sì. Dobbiamo sopravvivere all'imboscata. Vediamo un po' dov'è questa, cioè... Non c'è più l'imboscata. Ah, ok. Ah, ok. Giustamente quell'uomo con un mitra che si sta cagando addosso a 5 miglia lontani è un uomo pericoloso. Guardate, ecco qui. Adesso siamo liberi? Ovvio. Fetch, stai bene? Mi dispiace, da qui non posso distinguere i droni dagli elicotteri. Tutto a posto. Non sono io quella che è esplosa in mille pezzi. Ti mando le altre posizioni dei droni. Potrei avere un indizio sul luogo in cui Shane tiene tuo fratello. Potrei, è più che abbastanza. Shane sposta sempre i prigionieri, ma sono penetrata nel suo sistema. Penetrata. Ok, sei ufficialmente perdonata per la storia dell'elicottero. Dimmi dove andare e vado. Ok, missione completa. Sì, sorveglianza cieca. Lei intanto si aggrappa ai pali. Guardate che... È proprio... Una strap densista, ragazzi, non mi ricordo il nome, scusate. È proprio una ballerina, facciamo così, facciamo prima. Ma in ogni caso, abbiamo finito in ogni caso. Oggi proprio dislessia a livelli mondiali. In ogni caso, abbiamo finito anche quest'altra missione, vediamo cosa ci aspetta adesso, da adesso in poi. Sicuramente la SWAT ci starà anche nel culo di casa nostra. Ma non abbiamo casa, quindi... Ehi, si porta la SWAT! No, a parte le stronzate, andiamo a vedere cosa fare per liberare il nostro caro fratellino Brent. Che suppongo che alla fine del gioco morirà, perché io non ho giocato in Famous normale, ma non so che fine farà Brent. Ma comunque, la redenzione ha un prezzo, perlustra la città, per scoprire dove Shane ti è nascosto tuo fratello. Avvia missione. Shane vuole prendere il posto degli Aculani in città e imprigiona nei container chiunque crei problemi. Incluso mio fratello. Sì, ma non so in quale si trovi. Ne hanno allestiti 4, tutti ben sorvegliati. Quando comincerai a forzarli, avrai solo qualche minuto prima che Shane lo scopra. Quindi dovrò fare in fretta. Grazie. Il primo container è vicino. Non so voi, ma quando cammina sembra proprio una... Non so... Cioè, jogging con i tacchi. Ah, non hai i tacchi. Dannazione! Errore di grafica visoria, ecco. Allora, vediamo un po'. Scusate voi, se avete qualcosa. Ops, scusa. Oh, ciao. Uno. E due. E... sono finiti? Vabbè, sono finiti. Apriamo. È vuoto. E allora corri al prossimo, prima che si accorgano delle guardie che hai sistemato. Sto cercando di bloccare le loro comunicazioni e darti più tempo, ma devi fare in fretta. Oh, ma che cazzo sta facendo? Oh mio Dio. Shane ha la fissa degli aggiornamenti via telefono. I suoi devono fare rapporto ogni pochi minuti. Non perdere tempo. Se mi scoprono, Shane si chiederà come ho saputo dei container. Potrebbe risalire a te. Io sarò già lontana. Voglio aiutarti a andarmene con la coscienza pulita. Coscienza pulita? Perché? Cos'hai fatto? Te lo dirò quando mi offrirai un drink su una spiaggia molto lontana da qui. Ci sto. Ok, ma non ho capito, guardate a destra, c'è un conto da rovescio che c'è scritto restanti 40, restanti 38. E ogni volta che prendo un coso di questi qua, del turbo, i restanti aumentano. Mi lasciano un attimo di respiro. La polizia ha raddoppiato i turni da quando è rato al suolo la base del DUP. Ormai c'è il nemico pubblico numero uno, congratulazioni. Ah beh, questo mi fa molto piacere. Ti prego, Brent, fatti trovare nel prossimo container. Ragazzi! E come se Shane mi ha mandato a portarmi del caffè? Aspetta, stai fermo tu. Oh mio Dio, l'ho legato. Ok, niente. Ma guarda un po'. Ehi, mi scusi. Lei non può stare qui. Questa è una proprietà privata. È un container. Un container privato. Ecco. Di società Pacific Northwest.
al Broom Broom Box. Ok, ma in ogni caso, che dobbiamo fare? Ah, e lei era lì. Mi scusi. Cazzo, sta ballando. E allora prova con il prossimo, vai. Evviva! Dobbiamo sbloccarne un altro. Sicuramente questo è l'ultimo. E o succede qualche catastrofe mortale, sanguinante, ancestrale, apocalittica, oppure semplicemente il container giusto. Di solito così funziona qui. La testa è sempre buona, no? Ah, carissima Fetch, come sta la mia amicona? Al momento sono impegnata. Sempre a corto di schiaffo, ma che succede? Stai di nuovo pensando a me che cavalcò Peppa Goodwin? Come biasimarti del resto? Oh, forse stai per avere uno dei tuoi famosi attacchi di panico. È così? Vuoi restare ferma lì a tremare con la foglia? Ho i poliziotti alle calcagna, devo andare. Vabbè, Shane direi che è un genio della Madonna. Cioè, io sto scappando da 3 ore. La Peppa! Per favore, Peppa Pig! Io non ho rubato i tuoi porcellini. Sì, lo so, non. Va bene. Andiamo appresso. Eccoci qua. Buongiorno signori. Avete chiesto pizza? Consegna immediata. Pizza in faccia, però. La pizza a domicilio la portiamo solo così, mi dispiace. E in caso contrario andate a parlare col direttore. Ma apriamo questo. È un cazzo. Va bene. Uè, ciao. Ma che succede, Jenny? Qui non c'è nessuno. Non lo so, ma ne manca solo uno. Deve essere lì. Di solito era il terzo, vabbè. Per scoprire dove si trovi tuo fratello, giusto? Mi sto esponendo anche troppo per te. Pensa solo a salvarlo. Ehi, va bene, amico mio. Usali. Sì. Insomma, devo sempre andare a sinistra e a destra, altrimenti guardate che mi sputano in faccia sta merda. Sembra che Hulk abbia fatto un feto, ecco, un peto, diciamo così. Ma noi adesso prendiamo la super caricata. Ecco, sfondiamo il culo a tutti. Saltiamo come Spider-Man e sconnettiamo sto tizio. Vabbè, vediamo. No, mi spiace. Mi scusi anche a lei. Cici. Ah, ci sei ancora tu, va bene. Muori. Muori. Merda, l'ho mancato. Muori. Vuoi morire sì o no, dannato essere? Ok, è morto. È vuoto. Era una trappola. Quindi? Che si fa? Jenny. Temo che Jenny non potrà rispondere questa volta. Oh. Non toccarla. Credevi che non mi sarei accorto di tutti i droni scomparsi? Eh? L'unica che conosceva il mio piano era Jenny. Volevo scoprire se era ancora dalla mia parte. No, davvero. Ho fatto tutto da sola. Ah, per piacere. Lei è la me. Tu sei soltanto una pistola laser con i capelli rosa. Passa. Troppo tardi e se n'è già andata. Se ti sbrighi, però, potresti ancora raggiungerla. Segui il segnale fino al telefono Jenny. Ok, no! Dobbiamo seguire. Ok, no? Sì, dipende dalle prospettive, ragazza mia. Spero che ci stiamo avvicinando verso la fine di questo gioco, perché... Ehi! Se uccidono Brent, che cazzo fa lei? Aspetta, mi sono sbagliato angolo. Va bene. Ma ora capisci, Fetch, hai visto che cosa mi ha costretto a fare Jenny? Lei conosceva il prezzo da pagare per il suo tradimento. Ma tu? Mio fratello. Ucciderai mio fratello. Molto brava. Ma non lasciare che Jenny sia morta invano. Fai quello che ti dico, quando te lo dico, e risparmierò tuo fratello. Oh beh, che malcazzone, sì. Che bel dislessia. Che mascalzone. Troviamoci sul Pioneer Building. Ci sono poliziotti da sistemare. Non volevo, mi dispiace. Purtroppo è morto, ragazzi. A quanto pare Shane è molto più bastardo di quello che mi aspettassi. Nel senso che, sì, è un bastardo. Vuole rapire. Ma a quanto pare è capace anche di uccidere per i propri scopi e intenti maligni. E quindi niente, l'ha uccisa, che ci dobbiamo fare? Noi andiamo avanti comunque, a furia di correre questa qua, prima o poi gli viene un infarto apocalittico. E buongiorno ragazzi, che cazzo è successo? Non mi importa! Sto posto è lontano. Vabbè ragazzi, siamo arrivati a 10 minuti di video. Non so se interrompere qua o no, ma no dai. Facciamoci un'altra mezza missione, perché ovviamente non possiamo finire la missione. E poi si vedrà.
Vediamo un po', cosa bisogna fare in questa nuova missioncina? Il signore di Seattle aiuta Shane a rafforzare la sua influenza su Seattle. Quello è un pullman. Ma scherzavo, ragazzi. Faremo questa missione in un prossimo video, poiché siamo arrivati a 10 minuti. Non mi va di farne un'altra subito. E quindi va bene così. Spero come al solito che questo video vi sia piaciuto. Nel caso vi sia piaciuto, mettete mi piace, condividete, commentate ed iscrivetevi. Noi ci vediamo in un prossimo video gameplay, perché mi manca la voce. Ogni volta che faccio questi video mi viene da vomitare un altro po'. Le porte non si possono scassare a cazzotti. E come al solito suggeritemi altre serie da fare, sempre per PlayStation 4, poiché io vi avviso che tutti i video fatti li faccio sempre su PlayStation 4, mai Xbox o PC. E quindi suggeritemi altri giochi per PS4, tipo giochi horror, qualche gioco tipo, non so, Resident Evil. Anche Gnè è molto bello, poi dipende dai gusti. Ma comunque suggeritemi altri giochi. Noi ci vediamo alla prossima, ragazzi. E bye bye.